La guerra fredda, durata dal 1947 al 1962, ebbe diverse conseguenze, tra cui l'aumento dell'armamento nucleare. La politica estera degli Stati Uniti subì una svolta. La paura per la diffusione del comunismo portò infatti gli USA a elaborare un principio in base al quale gli americani potevano usare gli ordigni nucleari per difendere i paesi amici da un eventuale attacco sovietico. Ciò spinse inoltre gli USA al rafforzamento del Giappone e al riarmo della Germania. Nell'Unione Sovietica, invece, la guerra fredda determinò un aumento del controllo della repressione interna e sui paesi satelliti. Verso la fine degli anni 60 le tensioni internazionali cominciarono ad attenuarsi e iniziò un'epoca chiamata di distensione, che ebbe al suo inizio come protagonisti il successore di Stalin, Khrushchev, e il nuovo presidente degli USA, Kennedy. Denunciando i crimini del passato regime, Khrushchev diede il via al processo della destalinizzazione, che portò alla sostituzione degli esponenti stalinisti anche in alcuni paesi socialisti, tra cui la Polonia e l'Ungheria. Qui però l'intenzione del nuovo governo di uscire dal patto di Varsavia provocò l'intervento militare russo. In politica estera, Khrushchev propagandò la coesistenza pacifica e lanciò un piano di competizione economica con gli Stati Uniti. Da parte sua, Kennedy favorì gli incontri tra esponenti americani e russi e la collaborazione scientifica ed economica tra i due paesi. Il nuovo clima fu messo alla prova nel 1961-62, in occasione delle crisi di Berlino e di Cuba, in cui fu evitato il ricorso alle armi. A dissuadere dall'impegno della forza aveva contribuito anche l'alto grado di capacità distruttiva raggiunto dalle due superpotenze nella corsa agli armamenti. La consapevolezza della pericolosità delle armi atomiche favorì l'inizio nel 1969 a Helsinki dei colloqui per la limitazione delle armi strategiche, SALT. Un contributo al processo di distensione fu dato anche da Papa Giovanni XXIII, che aprì la porta al dialogo e al rispetto di tutti gli uomini indipendentemente dalle idee politiche. Nonostante la distensione, una serie di conflitti hanno coinvolto le due superpotenze negli ultimi 20 anni. Si è trattato però di conflitti limitati, in cui non si è fatto ricorso alle armi nucleari, anche quando una delle due superpotenze è intervenuta direttamente, come nel Vietnam, dove gli USA inviarono più di mezzo milione di soldati in sostegno al governo del Vietnam del Sud, senza peraltro evitarne la sconfitta. Forti sconvolgimenti hanno interessato anche la Cina, dove si è verificata una rottura dei rapporti con l'Unione Sovietica e un riavvicinamento agli Stati Uniti in funzione antisovietica, ma anche per favorire la modernizzazione e lo sviluppo del paese. Il principio della non interferenza tra Stati Uniti e Unione Sovietica nelle rispettive zone di influenza è stato sostanzialmente rispettato. Ne sono esempio esplicito il Cile, dove gli Stati Uniti hanno riaffermato il loro predominio economico, e la Cecoslovacchia, dove l'Unione Sovietica è intervenuta militarmente contro un tentativo di liberalizzazione. A partire dal 1973 si è verificato un ritorno alla tensione dovuto sia all'inizio della crisi economica, sia a una serie di conflitti locali. Una delle cause della crisi economica fu il forte aumento del prezzo del petrolio deciso dai paesi arabi produttori contro gli alleati di Israele, che provocò un generale aumento dei prezzi. Ne seguì una crisi di molti settori industriali, a partire da quello chimico ed automobilistico, con conseguente disoccupazione e diminuzione dei redditi. Conseguenza fu anche la ripresa da parte degli Stati Uniti e Unione Sovietica di una politica aggressiva per assicurarsi il controllo dei paesi produttori. Le trattative SALT furono interrotte, mentre la richiesta della NATO di installare missili in Europa
fece temere la trasformazione del continente in un teatro di guerra. Organizzazioni pacifiste sorsero in molti paesi e diversi stati si opposero all'installazione degli euromissili. A questa situazione generale si aggiunsero poi crisi locali, come in Polonia, dove nel 1981 il governo intervenne contro il sindacato Solidarnosc, e nel Medio Oriente, dove Israele riprese la sua politica di colonizzazione dei territori occupati e, per togliere ai palestinesi le loro basi, invase nel 1982 il Libano, dal 1975 devastato da una sanguinosa guerra civile. Il Libano dal 1975 devastato da una sanguinosa guerra civile. La lotta contro Israele ha costituito un motivo di unità tra i paesi arabi, senza per questo evitare conflitti interni come quello che nel 1980 ha coinvolto Iran e Iraq per il controllo del traffico petrolifero nello stretto di Hormuz. In Iran, la vittoria della rivoluzione del 1979 contro lo Shah ha portato al potere Khomeini, che insieme al leader libico Gheddafi è divenuto l'animatore dell'integralismo islamico. Un'area di tensione è divenuto anche l'Afghanistan, dove un movimento di guerriglia popolare si oppone al governo filocomunista sostenuto dalle truppe russe che hanno invaso il paese nel 1979. In America Latina costituiscono focolai di tensione il Nicaragua, dove al governo rivoluzionario si oppongono forze conservatrici finanziate e armate degli Stati Uniti, e il Salvador, devastato dal 1980 dalla guerra civile che oppone il movimento di guerriglia contadina al governo sostenuto dagli Stati Uniti. La crisi economica ha anche aggravato le già precarie condizioni dei paesi del terzo mondo, che essendo produttori quasi esclusivamente di materie prime, dipendono dai paesi industrializzati per l'acquisto di tutti i prodotti lavorati. Ne consegue un crescente indebitamento che rende difficile il loro sviluppo. La consapevolezza delle difficoltà comuni ha spinto questi paesi a dar vita ad un'organizzazione che rappresentasse i loro interessi, riunitisi per la prima volta a Bandung nel 1955. Hanno dato vita al movimento dei non allineati, proclamando il diritto all'esistenza dei popoli fuori dall'influenza delle superpotenze. All'interno del Terzo Mondo si è però andata evidenziando la gravità della situazione dei paesi privi di materie prime, cosiddetti paesi del Quarto Mondo, il cui indebitamento è andato aumentando senza che si intraveda alcuna prospettiva di uscire dal circolo della povertà. Il destino di questi paesi, per i quali è stato coniato il termine di quarto mondo, costituisce uno dei più drammatici problemi attuali.